Workout di oggi, solo due movimenti, ma non è per niente semplice. Warm up di oggi suddiviso in tre set, si inizia con un minuto di single under, quindi un salto e un passaggio della corda, dopodiché abbiamo 5 high pull clean grip, quindi già con la presa clean perché ci servirà poi dopo nel workout, e poi abbiamo 5 front squat con il bilanciere vuoto. Tutto ciò per tre volte, andiamo a vedere com'è composto il workout di oggi. Il workout di oggi è un 4x, abbiamo questi due movimenti con le ripetizioni che vanno a decrescere nell'arco del workout. Si parte con 120 double under, quindi vuol dire un salto e un doppio passaggio della corda sotto i piedi. Finiti i 120 double under abbiamo 12 cluster, uomo 60, fanciulle 40, ovviamente da lì a scendere. Non vi preoccupate se non sapete cos'è questo movimento, lo andiamo poi a vedere nel dettaglio dopo. Abbiamo detto quindi 120-12, che poi diventano 90-9, 60-6 e concludiamo con 30 double under e 3 cluster. Andate a leggere sotto nella descrizione tutte le varie opzioni che avete per allenarvi a casa, quindi la versione home equipment se avete solo dumbbell o kettlebell, o la versione no equipment se adesso non avete nulla, quindi non avete neanche una corda, non avete nessun tipo di peso. Avete ogni modo, ogni giorno, la possibilità di allenarvi ovunque voi siate. E come catch out di oggi abbiamo un Tabata. Il Tabata è composto da 8 round dove avremo 20 secondi di lavoro e 10 di riposo, quindi un massimo di 4 minuti di sumo, deadlift e pull, oppure potete leggere tutte le varie modifiche. Mi raccomando, seguiteci ovviamente su questo canale YouTube e poi anche su Instagram e Facebook. Iniziamo il warm up con un minuto di single under, quindi un salto e un passaggio della corda sotto i piedi, rotazione esclusivamente dei polsi, spingiamo bene con entrambi i piedi contemporaneamente. Dopodiché abbiamo high pull con il clean grip, quindi già pronti per il riscaldamento che ci servirà poi dopo nel workout per i cluster. Portiamo il bilanciere alle anche, scapole belle chiuse, usiamo la hook, power position, ginocchia che vanno avanti, spingiamo e inneschiamo la salita del bilanciere. Dopodiché bilanciere in front rack ed eseguiamo dei front squat, quindi gomiti belli alti, ginocchia che vanno avanti, contemporaneamente l'anca indietro. Rompiamo il parallelo, spingiamo con le gambe e ritorniamo in piedi. I movimenti che compongono il workout sono due. Iniziamo con i double under, quindi non è più un salto e un passaggio della corda, ma è un salto a pie pari e un doppio passaggio della corda, quindi doppio impulso dei polsi, doppia rotazione dei polsi quando siamo nel punto più alto del salto. Conclusi i primi 120 double under abbiamo 12 cluster, il cluster è l'unione di uno squat clean e un thruster, quindi portiamo il bilanciere vicino alle tibie, sguardo rivolto in avanti, spingiamo con le gambe, riceviamo il bilanciere in accosciata completa e da qua spinta e distensione direttamente in overhead. Quindi tocca a terra, stendo, ricevo in squat, spingo e stendo sopra la testa. Eseguo la prima parte a uno squat clean e poi da qui in poi un thruster. E sono 12 thruster. Alterniamo i due movimenti nel workout fino a concludere, quindi sarà sempre double under cluster, fino a finire con 30 double under e 3 cluster. Come cash out abbiamo il Tabata di sumo deadlift high pull, quindi aumentiamo la distanza tra i piedi, le mani al centro del bilanciere, distanti un pollice o poco più, timing come quello del clean, cioè spinta delle gambe, innesco dell'anca e poi salita con il bilanciere, gomiti che vanno in alto e dietro e bilanciere che arriva all'altezza della clavicola. Stendo le braccia e ritorno a terra.